Amici, buongiorno. Buongiorno. Sono Mike senza nome e ho detto che mi sarei vestito meglio. Mi sono vestito meglio, ho trovato un sacco di cose nuove, quindi mi devo vestire meglio. Quindi per questa puntata sarò vestito meglio. Allora, intanto abbiamo un cappellino come quello del nostro personaggio principale, con tanto di cuoricino, ragazzi, cuoricino fantastico. Guardate, mamma come sto bene, sono fiero di me. Dopodiché non può mancare, senza ombra di dubbio, non può mancare una sciarpa per il freddo del Canada. Dobbiamo vestirci perché fa freddo in Canada, ragazzi. Così sarà tutto più naturale, più credibile come puntata, capite bene? E infine, guanti. Come si fa ad andare in giro per la neve senza guanti? Eccoci qua con dei guanti favolosi, perché senza guanti non c'è divertimento. E adesso mettiamoci ovviamente delle cuffie, perché le cuffie al freddo servono. Eccomi qua, ragazzi, sono pronto. Sarà un po' difficile, cazzo, coi guanti, ma buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome e vi do il benvenuto a The Long Dark. Questa sarà una puntata calda, molto calda, come potete vedere, vediamo un po'. Sono senza fiato, con la bocca secca, un leggero appetito e tra un po' nevica anche in casa, ma nessun problema perché io sono più che preparato. Allora, interiore fresca asciugata al 97%, pelliccia al 16%, scarpe, la betulla è asciutta, prendiamola. Aggiungiamo un po' di realismo a questa serie, visto che insomma ci teniamo tanto. Interiora, pelle di lupo, pelliccia di lupo, ma c'è anche la pelliccia di coniglio qua, se non sbaglio. Ovviamente oggi andremo ad esplorare il mondo, non mi ricordo neanche che cavolo ho addosso, ho un po' di carne, un sacco di interiora asciugate. Oh mio Dio, si deteriorano anche l'interiora, attenzione. Sarà il caso che io inizi a costruire qualcosa, ragazzi. Assolutamente. Adesso siamo a casa, possiamo costruire quel cazzo che ci pare. Giusto? Piano di lavoro. Scarponi in pelle di cervo. Asta per frecce. 30 minuti. Un'asta per frecce. Quante frecce ci faccio con un'asta? Un'ora e mezza per fare una freccia. Cristo. Iniziamo a costruire. Sono riarso, stanco, morto di fame, morto di sete, tutto... No, però ho caldo, senza ombra di dubbio, ho caldo. Allora, riarso, il signore riarso. Bevi un po' di acqua. Fateci sistemare tutta sta cosa prima di farci gli scarponi potenti. Ah. Non riesco nemmeno a tenere il mouse in mano, cazzo! Voi sentite il calore? Lo sentite questo calore? Io lo sento tutto. Albero di betulla nel cassetto rovistato. Oh. Cosa diavolo ci ho messo? Ho raccolto la bellezza di 7 bastoncini. Poi raccogliamo altri bastoncini. Qualcun altro vuole bastoncini? Bastoncini finus, bastoncini del capitan. Mi spiega che cavolo ti serve l'ascia per spaccare sti cosi che sono minuscoli. Mezza checca. Sì, ho il culo troppo pesante, lo so. 4 ore di buio rimaste. Mi sa che berrò ancora un poco. Un poco di acqua, grazie. Avete presente quando ti svegli che c'hai quella un po' di sete, un po' così? Ecco, questo è quello che ho io. C'ho sete. Ho notato che c'è qualcuno laggiù che si diverte a mettere non mi piace i video. Allora uno si domanda, ma che cacchio c'hai da fare nella vita? Non ti piace non guardarlo, semplice. Allora nel cassetto qua c'abbiamo, oddio santo, I might have to drop some gear. Sì, drop some gear, ma prima devi farti le bistecche qua.
Che se lasci la carne va male, cretino. Acqua, fondamentale, acqua. Ah. Quante calorie ho guadagnato bevendo quest'acqua? Chi lo sa? Chi lo sa? Bene, siamo pronti? 10 giorni, sono sopravvissuto 10 giorni e abbiamo quasi finito di fatto a mano. Stivali in pelle di cervo nuovi, ma io li voglio indossare subito. Guardate qua. Indossa. Bravo, cucciolo. E voilà, guardate, interiore asciugato, interiore fresca, interiore di tutti i tipi. Poi ho 3 pellicce di coniglio e 2 pellicce di lupo. Cosa posso costruirmi adesso? Ma intanto mi lascio giù questi scarponi che pesano 40 tonnellate. Dove sono gli scarponi? 1 chilo, lascia. Quanto tempo abbiamo ancora? 2 ore di luce rimaste. Va bene, allora finché ci sono ancora 2 ore di luce, io direi che investiamo e facciamo un po' di ricerca. Impariamo a cucinare. C'è troppo buio per leggere. Ok, quindi aspetta, perché come sempre bisogna bere. Si è bevuto 2,5 litri di acqua sto stronzetto tra oggi praticamente. E un leggero appetito. Vabbè, lascia stare l'appetito, tienitelo lì. Arco improvvisato, asta per frecce. Sto costruendo le frecce, credo. Fatto a mano. Una freccia hai fatto, scusi. Una. Va bene, e tipo la punta di freccia come la faccio? L'asta per freccia ho capito, ma la punta posso andare con una freccia alla volta? Dire che sono confuso è dir poco, però vabbè. Pazienza. Ok, c'è una bella giornata. Pensavo di stare al riparo qua dietro, invece mi stavo sbagliando. Se voglio accendere con la lente di ingrandimento, la probabilità di successo è esistente. Proviamo a accendere il fuoco fuori dalla nostra casetta. Finalmente, è la prima volta che sperimento questa cosa. C'è un po' di vento, direi. Un po' di vento. Dai, dai, bello. Su, su, che ce la fai. Il falò. Turned out pretty well. Sì, diamogli da. Voglio prendere un bastoncino, adesso corro dentro a casa, dentro una casa, col bastoncino. Alla stufa a legna, accendo il fuoco, to, to, to. Quindi accendo il fuoco dentro casa, vediamo se mi riesce questo esperimento. E poi perché ho acceso il fuoco sotto, che potevo accenderlo sopra? Perché l'ho acceso sotto? Dai bello, dai bello. That did it. That did it. Ho 54 minuti per andare a raccogliere della legna. E tutto questo in realtà per sciogliere dell'acqua, non per fare chissà che miracolo. Quanto spazio ho nell'inventario? 6 kg, va bene. Andiamo via perché mi sono rotto le balle di stare in casa quest'oggi. E poi mi viene la malattia dello stare in casa, quindi io prendo e vado. Oggi è una bellissima giornata per esplorare l'accesso laterale al nostro al laghetto. Allora, so che da questa parte del laghetto c'è un ingresso, c'è un accesso. Prima siamo andati sopra la collina col bunker, adesso invece ci facciamo un giretto alternativo. Tanto il lupo non dovrebbe esserci più. C'è un cervo che io potrei anche tentare di far fuori. Ma che creatura maestosa che. Infatti la lascio lì. E me ne vado via perché non voglio ammazzare il cervo, cioè ho 2 pallottole. E se qualcosa va male, cioè, se mi attacca un lupacchiotto, tipo, non ho con cosa difendermi. Il fiume, accesso meridionale. Questo è tipo dove sono morto praticamente la prima volta. Se io sapevo invece che andando un pelo più avanti avrei trovato quel coso, di sicuro non sarei rimasto lì. Cioè, adesso vi faccio vedere esattamente nella prima puntata, se vi ricordate, sono morto qua. In questo punto preciso. Ovviamente
Chi lo sapeva che se giravo l'angolo trovavo la capanna con tutte quelle meraviglie? Nessuno. Anche perché a questa parte è pieno di alberi, ma nessuno di questi dà rami e quant'altro. Fantastico, rami, alberi del Katzen, tutti egoisti e tirchi. E ci giurerei che ho sentito dei corvi. Sembra quasi invitante. Attenzione. Ma ragazzi, cosa vedo? Ci sono. Oh, dei cani. Dei conigli! Conigli. Non erano dei cani, erano dei conigli mannari. Quindi, adesso sapete che faccio? Ci piazzo giù una trappola. Ecco la canzoncina triste. E adesso vado a fare la scalata della mia vita. È una doppia scalata lassù. Chissà cosa ci sarà, non so, non ci sono mai stato. E non... vabbè che quando sono arrivato quella volta lì ero in fin di vita e poche energie, stavo per morire e tutto. Però, scusi, ma non ci si arriva anche facendo sta salita qua? Non è la stessa roba? Ci piacciono le cose complicate a noi. Ci piacciono le cose complicate. Vabbè. Allora. Guarda che roba. Oddio. Sarà meglio chiedere la mossa, bello. Sarà meglio chiedere la mossa. Vai. Vai. Siamo quasi su, non guardare giù, siamo quasi arrivati. Quasi arrivati. Dai. Gli ultimi 10 metri. Ne valsa la pena? Oh cazzo, ovviamente non siamo arrivati perché ce n'è ancora un'altra. Beh, l'importante è che non c'è niente che vuole mangiarci quassù. Però sento dei corvi. Dei corvi. Ci deve essere qualcosa lassù. Madonna mia, ragazzo, sei già stanco. Vabbè. Mettiamo giù il sacco a pelo. Che vuoi che ti dica? Dormi un'oretta. Fatti un riposino. Tra una scalata e l'altra bisogna dormire. Speriamo che il tempo regga però. Infatti, ecco. Posto. Grazie, cretino. Ce l'hai quasi fatta. Non ti fermare adesso. Non ti fermare adesso. Spingi. Dai. Dai, ho capito che sei sovrappeso. Eccolo. Sta svenendo sto stronzetto. Guardate che vista. Da qua non si scende più, mi sa. Esaurito, assetato, bomba. E c'è una grotta, incredibile. Io hai bisogno, ho capito. Ho preso un po' di legna per l'eventuale riposo, bello. C'è una grotta qua. I'd lay down right here if I thought I'd ever wake sì, up again. Oh, grazie Gesù, grazie, grazie. Ho trovato della legna. E un libro. Beviamoci la bevanda energetica qua. E c'è un cadavere, ovviamente. Un razzo. Va bene. Un emergency steam, sì, va bene anche quello, ma... spero di non averne bisogno. E cadavere è vuoto e il falò è carbonizzato. Sono sfinito e addentriamoci ancora un po'. C'è qualcosa? No, è finita la grotta. È finita la grotta. 4 ore di luce rimaste. E io per non saper leggere e scrivere direi che vado a vedere dove sono ste creature che sono laggiù, vedete? Laggiù sono. Io vado a vedere cosa c'è perché ci deve essere qualche cosa, voglio dire. A parte sti conigli sul cucuzzolo della montagna, un sacco di bastoncini che io ovviamente devo raccogliere. Un cervo. Un cervo morto ho trovato. Ovviamente tante piume di corvo, ma a me servono le punte di freccia. Via.
trovato un altro cervo, per fortuna. Vedete? Quello che io non sono capace di cacciare, madre natura me lo mette davanti. E qua si scende? Cioè, si scende, vedete? Però se salivo da quella parte non si passava perché c'è la montagna. C'è la montagna. E penso proprio che per queste 2 ore di luce che sono rimaste, visto che sono sfinito, ecco qua. 8 ore che almeno non mi rompi le balle. Cuoci la carne. Qualcuno lassù pensa a noi, ragazzi. Pensa a noi, perché ho trovato sia da mangiare che da bere. Cioè, voglio dire, quali erano le probabilità di trovare tanta bontà? Oh là, un cadavere qua con noi che ci tiene compagnia. Quindi vediamo se riesco a ricercare un paio d'ore di questa cosa. Non posso concentrarmi quando sono stanco. Quanto dura il fuoco? 8 ore. Piazziamo il sacco a pelo qua vicino al nostro amico cadavere e dormiamo per la bellezza di 7 ore. Eh sì, direi che il tempo fuori non è proprio accogliente, quindi i conigli però ancora lì che girano. Bravi, bravi conigli. Temperatura percepita meno 11 gradi. Porca la vacca. Non è che sia migliorato tanto il tempo. Siamo qua dove sentiamo 50 gradi addirittura. Ci sono le tempeste migliori. E siccome non bastava, sono pure sul cuzzolo della montagna. Direi che anche il tempo ha smesso di rompere le balle, quindi possiamo avviarci per nuove avventure. Addio, grazie per il soggiorno, è stato bello, ci vediamo. O forse no. Ci sono ancora i corvi che girano là sopra, ma i corvi si rendono conto che la carcassa ormai l'ho depredata, non c'è più niente, oppure sono talmente stupidi che insomma insistono. 5 gradi fuori, 5 gradi. Anzi, c'è la stessa carcassa di prima, non è che l'ha mangiata qualcuna. Aspetta che prendo il fucile, che non si sa mai che mi incontro con qualcuno. Depredata carcassa di cervo. E direi che per non sapere leggere e scrivere io scenderei da questa... Oh, oddio che paura. Coniglio del cazzo, mi hai fatto prendere paura. Sono salito da quel lato e scendo da questo lato. Non ho idea di dove scenderò esattamente. Da qualche parte dovrò pur scendere. Oddio, sti conigli che mi corrono incontro. Con tanto amore e affetto mi vengono incontro. E ragazzi, vi ricordate che ho anche un account di Facebook? Se volete iscrivervi, parlarmi, scrivermi qualcosa, un complimento, oppure sapere se ho la diarrea piuttosto che mal di stomaco, potete vedere tutto sul mio account Facebook, che trovate appunto tra i link in descrizione. Dove diavolo mi ritrovo qua? Dannazione, non si scende, qua mi rompo una gamba e basta. La mia casetta! Mi ritrovo sul cucuzzolo della montagna vicino alla mia casetta, porca vacca. Da sopra gli alberi noi scendiamo. Peccato che non posso guardarmi in giro, perché sennò mi sarebbero venute le vertigini e quindi probabilmente sarei svenuto e caduto morto in maniera violenta, e sarebbe finita così anche questa serie. Comunque le altre serie che sto portando attualmente sul canale esistono ancora, non le ho chiuse, nel senso This War of Mine ad esempio lo voglio portare ancora, però ho dato la priorità ad alcuni titoli che sono usciti più recentemente. Oltre a questo ci sarà un vlog probabilmente tra non molto, perché ho intenzione di parlare a voi e parlare ai nuovi arrivati sul mio canale e ringraziarvi per l'ennesimo traguardo che abbiamo raggiunto, che sono i 2100 iscritti, e la mia strada è ancora lunga perché voglio raggiungere i 5000 iscritti. La caverna di Alan. Il punto da dove sono partito nella prima puntata, quando ho fatto una brutta fine, orrenda. Sono partito da qua e invece di andare a destra, che era la scelta più semplice e mi portava verso la capanna del cacciatore, io ovviamente quella volta sono andato a sinistra. Se volete vedere quella morte orribile che ho fatto, vi basta guardare il primo episodio di questa serie. Ma senza ombra di dubbio non vorrete vedere come si muore in maniera brutale. Che ricordi. Le bacche rosa canine, sì, me le ricordo queste. Erbe, sono bacche mediche queste, sì sì. Ovviamente qualche stronzetto si è mangiato il cibo, pasto pronto militare, scatolette di sardine.
Qualcun altro è passato di qua. Cosa sono? Munizioni. Madonna mia, munizioni per fucile. Munizioni per fucile. Adesso ho dei proiettili in più. E io adesso mi metto qua. Mi nascondo. Ecco qua, riparato al freddo. Posso anche spaccare sta cosa. Lasciamola.